Siamo in compagnia di Andrea Guazzoni a commentare questo 1-1 un po' contraddittorio. Hai fatto anche una domanda al mister Palladino che non ha trovato d'accordo, il fatto che il Monza ha un po' deluso forse, diciamo, sotto certi aspetti. Ma forse la domanda è stata posta in maniera un po' troppo severa, in effetti. Il primo tempo è stato un buon Monza, non bene secondo me nel secondo tempo, soprattutto la prima parte del secondo tempo. Quello che io ho chiesto al mister è l'aspetto della qualità tecnica, intendendo per questo le conclusioni a rete. Il Monza ne ha avute decisamente tante, ma in diverse circostanze non è stato bravo a sfruttarle, appunto con quella qualità o quella cattiveria che dir si voglia, che avrebbe sicuramente consentito al Monza di andare perlomeno sull'1-0 al riposo. Ecco, è mancato quel cinismo che invece la Cremonese ha avuto nella prima vera occasione della partita, sì, inizio ripresa. Peraltro un'occasione che il Monza ha regalato, perché c'è stato un malinteso nell'uscita, e anche quello è un errore che va messo nella considerazione generale della partita. C'erano state un paio di circostanze anche precedenti in cui il giro palla nella costruzione dal basso non mi era sembrata particolarmente lineare. Comunque non bisogna fare drammi, in effetti il primo tempo è stato un buon primo tempo, poi come sempre nel calcio, se non riesci a passare in vantaggio subentra magari anche un po' di delusione, un pizzico di affanno, e cresce un po' di imprecisione, e quando le partite sono in equilibrio poi puoi anche subire lo svantaggio e tutto si complica, per cui nel complesso bisogna essere soddisfatti. Guardando il bicchiere mezzo pieno, c'è anche da considerare che il Monza dopo la partita con il Verona ha saputo recuperare e rimettersi in carreggiata abbastanza presto. Sì, è sicuramente molto importante la qualità del saper recuperare, però se recuperi vuol dire che vai in svantaggio, quindi anche questo evidentemente è un aspetto su cui fare qualche considerazione, così come nelle tre partite contro le ultime della classe, Sampdoria, Verona e Cremonese, il Monza ha fatto altrettanti pareggi, di cui due interni. Ecco, forse per il bel Monza che abbiamo visto, soprattutto con le squadre di maggior valore, ci si poteva attendere probabilmente qualcosa in più. Ultima cosa, però, guardando la classifica non resta insomma che sorridere, perché in effetti la situazione è sempre sempre molto vantaggiosa. Assolutamente vantaggiosa, fare un passettino avanti oggi è comunque qualcosa di positivo. Non dimentichiamoci poi però che il calendario dopo la sosta, quanto mai opportuna, è un calendario impegnativo, e quindi non sarà certamente l'avversario del Monza la Cremonese di oggi. Bene, appuntamento al 2 aprile dopo la sosta del campionato con un interessantissimo Monza-Lazio. Grazie Andrea, buona serata.